salutovi tutti, bentrovati. Sono contento di accogliere un amico nonché molto noto per tutti coloro che frequentano la mondanità varesina, Raffaele Schizzo Bruscella. Buongiorno a tutti o buonasera, come devo dire, dimmi tu. No, vabbè, un saluto, un ciao. Facciamo un ciao, un ciao in fratellanza. Senti, è qui in diverse vesti Raffaele, tanto per incominciare, perché lo Schizzo che tutti conoscono è appunto titolare del Baltazar, un locale molto frequentato a Varese. La movida varesina, come sapete, si aggira tra via Cattaneo e via Cavallotti, ma insomma non c'è bisogno che vi spieghi di cosa si tratta, perché è un locale molto frequentato e molto amato dai giovani e non solo, anche dai meno giovani come qui presente rimbambito. Poi perché è anche un autore televisivo di testi di cabaret, è molto, molto bravo e molto in gamba, e poi è anche organizzatore di una serata, e da qui partiamo, una serata dedicata a un amico scomparso, ce la vuoi presentare? Sì. È in programma il 16 maggio. Sì, è la 10ª edizione che facciamo, lo spettacolo si chiama Ciao Marino. Marino era un comico molto conosciuto sia dal pubblico che anche nell'ambiente del cabaret e della televisione, si chiamava Marino Guidi. È venuto a mancare 11 anni fa, ha avuto un problema, è stato male, e allora noi amici vogliamo ricordarlo, però come si ricorda un comico? Con un sorriso, niente tristezza. Cioè, muore il fabbro, lo ricordiamo facendo una cancellata, se muore un attore di film porno festeggiamolo come volete voi, è morto un comico e noi vogliamo ricordarlo con un sorriso, e non solo il sorriso, ma lo scopo è anche raccogliere i fondi per acquistare un cane a un ragazzo non vedente, quindi tutto l'incasso andrà per questo. Ogni edizione sono sempre passati i migliori comici, quest'anno saranno altrettanti comici importanti, ci sarà Giacobazzi, ci sarà Pucci, io sono l'autore di Pucci da tanti anni, quindi lui è l'unico che ha presenziato a tutte le edizioni di Ciao Marino, ci saranno anche dei comici locali, Italo Giglioli, Max Pieriboni e tanti altri, Rizzuto. Ci saranno uno spettacolo di 2 ore e mezza dove si riderà molto. Teatro Open Job. Sì, sì, Teatro Open Job. Tra l'altro, i biglietti in prevendita stanno già andando a ruba, quindi affrettatevi. Sì, perché, come dice Pucci, è tutto pieno, però ci sono ancora dei biglietti di prevendita. Quindi sì, perché per la verità, mentre noi stiamo qui in questo studio, la metà dei biglietti è già stata superata. Sì, sì, metà superata. Teatro l'abbiamo fatto. Vale la pena, la finalità l'avete anche ben compresa e quindi ne vale la pena. Così come vale la pena anche rendere giustizia a questi comici che arrivano per amicizia. Sì, 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 sono tutti comici, vengono gratuitamente. Dopo ci beviamo un po' di birra insieme, però vengono gratuitamente per il molteplice scopo che ti dicevo. Volevo ringraziare quest'anno i Lions, alcuni dei Lions ci stanno dando una mano ad organizzare, so che sono tante sedi, io ringrazio Paola e altre 2 o 3 che mi dimentico sempre i nomi, perché tramite loro sono venuto a conoscenza di questo progetto, che la finalità è proprio quella di comprare un cane a un ragazzo, un cane addestrato. Non pensavo costasse così tanto un cane. Guarda, quindi sfondi una porta aperta con noi di Rete 55, perché nei giorni scorsi abbiamo dedicato proprio uno speciale al centro di addestramento cani guida dei Lions, perché è stato fondato proprio, sì, dai Lions, a sede a Limbiate. Addestrare un cane guida costa 25.000 euro. Ovviamente non tutti i cani sono predisposti per diventare guide, sono sostanzialmente dei geni a 4 zampe, oltre che dei mostri di generosità. È un processo molto lungo e complesso, e senza i Lions non ci sarebbe, perché il fondatore Maurizio Galimberti, che era un esponente Lions, è rimasto non vedente dalla guerra, nel 59 ha portato questo modello dalla Germania in Italia, e da allora a Limbiate, da poco dopo, ha piantato le radici, un centro di rilievo nazionale. Più di 2.000 cani addestrati fino ad ora. Vedi cosa ci spiega il buon Matteo. No, beh, ma faccio bella figura perché sono preparato, chi ci segue lo sa, pochi giorni fa Giovanni Fossati, che è il presidente del centro, era nostro ospite, ci ha reso edotti di tutte queste nozioni. Quindi in bocca al lupo naturalmente, e appuntamento il 16 maggio, Teatro Open Job Metis di Varese con Ciao Marino. Però io devo approfittare della tua presenza per parlare anche di altro, perché voi sapete che quando parliamo della città di Varese, come TV locale abbiamo il dovere e il piacere di farlo tutti i giorni, spesso decliniamo le nostre domande su figure istituzionali, politici, associazioni, commercianti e così via.
Schizzo è evidentemente della categoria perché è un commerciante, ma è anche uno straordinario osservatore della varesinità, tra l'altro con un osservatorio privilegiato, sei nel cuore della città, sei aperto tutti i santi giorni. Sono anche innamorato di Varese. E cioè, sei innamorato di Varese. Cioè, ecco, dal tuo osservatorio, tanto per incominciare, come sta Varese? Ma secondo me vogliono far di tutto per non farci amare Varese. Cioè, tutti, parlo politici, altri commercianti, cioè, tendiamo tutti a guardare le cose che non vanno. Cioè, io dico che Varese è bellissima, io vorrei aprire un sito, Varese è bellissima, solo recensioni positive. Cioè, a me non mi interessa se tu vai a mangiare male in un ristorante, io voglio sapere dove mangio bene. Invece la gente è più attratta dalle cose negative, la strada che c'è il buco, va bene, la mettiamo a posto, c'è un po' di immondizia, va bene, però ci sono anche mille strade pulite, c'è Sacromonte che è bellissima e non la calcola nessuno. Per andare a Sacromonte sembra di giocare a Monopoli e vai, prendi il pullman ogni 15 minuti, poi dopo arrivi lì c'è la cosa per salire. Cioè, tendiamo a guardare solo il brutto. I ragazzi giovani vengono demonizzati, sembra che questa generazione qua sono tutti rincoglioniti. Non è vero. Cioè, io e i miei amici della mia generazione, quando usciamo, non ho mai visto uno della mia età che dice oggi io non bevo e accompagno voi quattro. Non l'ho mai visto. Invece al mio bar vengono ragazzi dai 18 anni in su, e qui vorrei soffermarmi e dire anche a tutti gli altri bar, non bisogna dare da bere ai minori di 18 anni. Il sindaco, il capo dei vigili, si sofferma su queste, sono le cose importanti. Non è l'occupazione del suolo o altre cavolacce. Andiamo per ordine, diamo una linea di quelle che sono le problematiche e poi tentiamo di sistemarle. Ma le problematiche oggi, per esempio nella zona del centro, molto frequentata, soprattutto nei weekend, quali sono? Ne dico una per tutte, ancora oggi c'è il problema di trovare le posteggi. Perché è più facile trovare un koala che un parcheggio a Varese, cioè, lo sappiamo tutti. Io mi rivolgo anche ai vigili, ogni tanto faccio dei video, le Baltazar News, dove punzecchio i vigili. E tanti ragazzi, Schizzo canta gliene quattro. Non è il problema dei vigili, questi poveri cristi fanno il loro lavoro. Io ho incontrato il capo dei vigili e se gli dicono che deve venire lì a dare le multe perché le macchine sono fuori posto, è il suo mestiere. Però diamo una soluzione, non è che possono mangiarsi la macchina o venire a piedi, cioè, perché non puoi venire a piedi e non posso neanche parcheggiare in stazione, perché in stazione non è sicuro. Cioè, dalla stazione arrivare a Varese sembra di andare di fare la guerra. È anche vero che il centro storico non è, credo che in nessuna città sia facile posteggiare il centro storico. Anch'io dico, non è che possiamo parcheggiare tutti, però non possiamo neanche parcheggiare a 3 chilometri o parcheggiamo alle corti che all'una chiude. Teniamo aperte le corti, però mettiamo anche la sorveglianza alle corti. Io ho una bimba, quando sarà grande gli dico non andare a parcheggiare lì, vieni a parcheggiare, piuttosto paga 28 euro di multa ma mettila lì. Cioè io addirittura volevo fare una provocazione col sindaco, se tu vieni al Baltazar e prendi la multa, il Baltazar ti paga la multa, ma è una provocazione per far capire che non è che fanno apposta a parcheggiare la macchina lì, è che non c'è alternativa. Ma senti, invece dal punto di vista della sicurezza? Sicurezza è un altro problema, ma non è sempre dovuta al fatto che i giovani da adesso sono peggiorati. Se in via Cavallotti il venerdì e il sabato vengono 2000 persone, bastano 10 imbecilli che rovinano gli altri 1990 ragazzi. Allora, non penso sia difficile, avevo già parlato e l'idea era piaciuta molto, in piazza Beccaria o davanti al tribunale lasciare un'ambulanza per qualunque evenienza e lì ci si può lavorare. Una pattuglia che rimane sempre lì, rimane lì la sera, c'è un problema, intervengono subito. Cioè, io capisco anche, ed è capitato, di chiamare la polizia per farli intervenire e tutto, arrivano subito, e che se ci fosse lì, anche solo per consulenza, cioè uno si fa la guerra, non devono bere, va benissimo, bisogna insegnare a bere, non puoi dirgli non bere a uno, perché uno può decidere di fare, però mettiamoli in condizione di tornare a casa. Il mio problema non è non devo farlo bere, il mio problema è devo aiutarti ad arrivare a casa. Se hai bevuto, un etilometro è obbligatorio in tutti i bar, quindi tu puoi chiedere al tuo bar, ma soffi e vedi se sei ubriaco. Ma se ci fosse un'ambulanza dove
non nascondiamoci dietro un dito che non è solo il bere, ma ci sono altre sostanze, questo e questo. Vai lì, tu, anonimamente, si dice anonimamente, giusto? Ok. Un test anonimo e ti dicono, guarda zio, hai bevuto un po' troppo, come vai a casa? Se vuoi ti chiamiamo un taxi, vuoi chiamare un amico che è sano? Ok. Questa è una cosa su cui tu sei sempre stato sì, molto ed è una cosa con avevate cui... anche pensato di adottarlo. No, no, l'abbiamo fatto con il sindaco e col capo dei vigili, c'era proprio l'accordo di trovare una possibilità di avere dei taxi. Io ho parlato con l'associazione dei taxi dice la sera non ci interessa, però hanno dato la disponibilità uno o due tassisti che se tu vieni al Baltazar c'è il suo numero di telefono, chiami, gli mandi un messaggio video, sono Franco, siamo in quattro davanti a via Cavallotti, adesso stabiliremo delle tabelle prezzi tipo da Piazza della Beccaria al Village costa una tot cifra, siete quattro amici, mettete 3-4 euro a testa, andate, fine serata vi riporta, cioè anche perché i giovani, io sono giovane, io dentro ho 18 anni, anzi 15 e mezzo di cervello, di fisico 70, la media fa 43, però non è continuare a vietare o dare degli imbecilli ai giovani, cioè non è così, io mi trovo delle serate a tavola con dei ragazzini di 18, 19, 20 anni e che mi spiegano e apprendo delle cose, e così come delle sere con il mio amico Matteo chiacchieriamo, beviamo qualcosina, i sigari sono caduti, e responsabilmente beviamo delle robe e poi facciamo la chiacchiera. Senti, cioè. Però com'è, in che condizioni è il canale di dialogo con il comune, per esempio? Sai perché te lo chiedo? Perché di recente è stato anche firmato un protocollo tra sì. l'associazione commercianti e il comune. Sì, e nasceva tutto da questa richiesta del comune di un aumento del 36% dell'occupazione del suolo. Ci siamo trovati tutti, commercianti, bar, e sembrava veramente troppo questo 36%. Allora ognuno ha messo alcune osservazioni e hanno firmato questo protocollo, che secondo me qualcosa di buono di partenza c'è, qualcos'altro è da sistemare, però è già un primo incontro. Io ti ribadisco, non entro nella politica destra e sinistra, tanto si vede in faccia di che parte sto, quindi non è quello il problema. Con queste persone qua abbiamo avuto dialogo, che è già una cosa bella. Cioè io il bar non ce l'avevo prima, quando c'era il signor Fontana, che mi è simpaticissimo, e secondo me lo vorrei intervistare nelle Baltazar News, oppure un giorno lo porti qua perché mi piacerebbe parlare con lui. Perché tante cose belle le hanno fatte loro. Cioè, via Cavallotti, 15 anni fa, non c'era niente. No, infatti adesso per, ci sono 13 bar. Sì, sì. È uscito l'articolo sul giornale, siamo nelle prime 20 città dove c'è una vita notturna. Tutti contenti, tutti i giornali, wow, sta crescendo Varese. E poi dopo fate di tutto perché non volete i bar in centro. Capito? Uno abita in un bar. Noi la notte non è che spariamo i petardi o teniamo la musica alta. Però nel protocollo volevano farci firmare anche una carta che alle 11 dobbiamo chiudere le porte e spegnere la musica. Siamo l'unico Luna Park al mondo senza musica. Io penso che Luna Park di Baghdad c'è la musica alle giostre. Di musica ce ne sono di diverso tipo a Baghdad, immagino. No. Ma tu sei, quindi non hai firmato quel protocollo? Sì, l'ha firmato l'associazione. Io, alcuni punti siamo d'accordo, l'associazione, poi non dirmi i nomi dell'associazione, però c'è una signora che si sta sbattendo, che ringrazio, non chiedo, forse Antonella, perché io ho bruciato il microchip dei nomi, per me sono tutti grandi, grandissimo, numero uno. No, era l'ASCOM, sì. L'associazione di quella mi sembra di protocollo, sì, quella che c'è in Viale Belforte. In base al quale, così è stato detto dopo, la firma consentiva di evitare gli aumenti in cambio di uno scambio sì. di responsabilità, insomma, l'avevano una chiamato condivisione baratto. Di responsabilità. L'avevano chiamato baratto, esatto. Però poi anche lì c'era un vizio di forma. Il baratto è, io devo darti qualcosa a te già stabilito, ti faccio un lavoro e siamo a posto. Lì invece era un baratto su una cosa che non esisteva, cioè erano loro che dicevano devi pagare il 36%. E rimane tra me e te, io avrei pagato il 36%, lo sanno tutti, io avrei pagato il 36% alla luce di alcune richieste tipo più pulizia. Noi come proprietari dei locali tutte le sere già scopiamo, però se poi il vicino di casa butta un televisore lì o non fa la differenziata, io ho abitato a Malnate tutta la vita e amo Malnate, volevo dire, come Varese,
abitavo in una zona dove era abbastanza tremenda, però era più pulita a volte di via Cavallotti. Questo è interessante. Eh sì, perché noi alle 4, 3 e mezza, 3 facciamo pulizia e non mettiamo i sacchi fuori, se non nei giorni comandati. Se la mattina troviamo lì 3-4 sacchi, non sono dei bar, e questo lo dico, qua, cioè, poi mi sento dire, tutti i bar di via Cavallotti tengono pulito. Fanno il loro la carta, non si può che passano a ritirarla una volta ogni 15 giorni. Prima c'era un bar, adesso ce ne sono 15. Quando c'è fuori la carta, io capisco che il vicino fa la foto e dice c'è una montagna di carte. Mi sembra di aver capito che non avete un bel rapporto col vicino. Ma no, ma vado bene, cioè, ci va d'accordo, mi metto nei loro panni, cioè è come se tu abiti di fianco a Malpensa, sai che ci sono gli aerei, non è che poi dopo puoi dire che c'è Baccano. Cioè, c'è Baccano. Va bene, senti, siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena. Ti ringrazio, vi ricordo ancora l'appuntamento con Ciao Marino al teatro il 16 maggio, grazie a Schizzo. E ma non mi fai dire ancora, mi sono divertito. Molto presto, non solo qua, ma anche nel TG. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao.